che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. In questa puntata siamo ad Arezzo, via Francesco Redi. Le radici di alcuni pini stanno di fatto danneggiando il manto stradale, rendendolo pericoloso per chi cammina e chi viaggia, sia in macchina che sulle due ruote, anzi in particolare sulle due ruote. Sì, buongiorno Massimo, effettivamente così, purtroppo la strada è rovinata e ci sono delle gobbe pericolose, per cui soprattutto per chi viaggia con i motocicli o le bici, può essere veramente pericoloso e prima che accada qualcosa di veramente brutto speriamo che qualcuno intervenga a risolvere questo problema. E questo è un problema vecchio mai risolto. Sì, è vecchia, però ora sta raggiungendo veramente dei rischi per la circolazione stradale veramente alti, per cui insomma secondo me è l'ora di intervenire. E qui per la verità bisogna stare molto attenti anche a camminare a piedi. Anche a piedi, perché logicamente essendoci proprio delle gobbe, anche una persona magari che si distrae un attimo può cadere e si può far male. Poi insomma dopo chiaramente sono spese che ricadono sulla collettività se qualcuno si fa male. Caro assessore ai lavori pubblici del comune di Arezzo, se ci sei batti un colpo. Sì, perché chiaramente il manto stradale è rovinato, ma quello non è solo un problema di via Redi, ma è un problema penso un po' di tante strade cittadine. Qui più che il manto rovinato preoccupa proprio il discorso delle gobbe che si sono create. Lo ripetiamo, è una situazione pericolosissima per chi viaggia sulle due ruote. Pensiero. Se uno con lo scooter si distrae un attimo, qui fa il motocross, nel senso prende proprio il volo, per cui c'è il rischio veramente che si faccia male qualcuno. Questa è la cosa più preoccupante, diciamo. E questo è un problema che va risolto. Ma probabilmente anche io non è che voglio stare a criticare l'amministrazione comunale, però purtroppo questo è un problema e si spera che venga risolto, insomma. Noi che si deve fare? Più che segnalare, non possiamo fare altro. Restate con noi, un attimo, ci fermiamo e poi torneremo con Sportello Reclami. In via De Redi il fondo stradale è sconnesso a causa di alcuni pini che hanno delle radici che praticamente crescono e creano queste gobbe, queste buche che sono particolarmente pericolose. Niente, qui io sono 6 anni che ho ste edicole e questo problema c'è sempre stato. E se lo sono passati dal vecchio comune, insomma dalla vecchia giunta a questa. Capisco che è una patata bollente perché sono le radici che vengono su, però è un problema grosso perché io tutti i giorni quando esce la scuola sento delle macchine che battono sotto in quelle buche, si spaccano anche, si sono spaccate anche dei, come si chiamano, i paraurti. Poi niente, con le biciclette è impossibile, si rischia di andare in terra, con le moto non se ne parla, ma auguro mai che non venga uno a filo marciapiede perché si spiattella nella pianta. E questa è una situazione che è stata messa in evidenza più volte. Avevo fatto anche delle foto il mese scorso sulla Nazione, erano state pubblicate quando c'era il sondaggio delle buche d'Arezzo, però ancora non ho visto neanche magari un geometra che venga a vedere il problema, niente. E l'assessore ai lavori pubblici del comune di Arezzo è stato portato a conoscenza di questo problema. Io mi sarei mandato anche delle foto, delle mail al Gamurrini, all'assessore con uno qua, però ancora niente. Cioè si dice, e il detto è questo, a volte dice finché non succede niente non se ne fa, magari quando ci succederà qualcosa ci metteranno, ma penso che non sia questo il sistema, è come dire a un incrocio c'è 5 morti, dopo ci si fa la rotonda, però prima ci deve essere 5 morti, ecco. Io penso che evitare sarebbe meglio evitare che succeda qualcosa. Lo ripetiamo, una situazione particolarmente pericolosa per chi viaggia in moto, scooter e bici. Con le due ruote, ma anche le macchine, cioè quando vengono dalla strada qui, trovano quel buco, le macchine un po' più basse si battono sotto, io proprio le sento da dentro, le dico ogni tanto, tram, un discorso così. È giunta l'ora che si intervenga e si risolva questo problema. 2 anni fa dissero che venivano tolte queste due piante, invece dopo ha ritenuto opportuno
sfoltigli la chioma. Però il sotto va sistemato. Non è che voglio che si butti giù le piante, per carità, però capisco che è un lavorone, ripeto, perché c'è questo, cioè proprio le radici che buttano su, ci sarebbe, però il lavorone va fatto. Finisce qui il nostro appuntamento, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.